parte ufficialmente il nostro Tennis Review, che poi ricordo avrà spazio in palinsesto in replica anche nel fine settimana. Sabato abbiamo voltato pagina da un bel po' di tempo, l'abbiamo fatto grazie alla supervisione del coach Claudio Pistolesi. La scorsa settimana ci siamo divertiti tantissimo e lo abbiamo fatto in rapida successione con Alberto Mancini, con le emozioni del tennis giocato ad altissimo livello. Ci riproponiamo di farlo anche questa sera, quindi l'invito è classico, è abbastanza facile: prendete il telecomando, mettetelo da parte, se vi va ascoltate anche del tennis, che sta vivendo un momento particolarmente delicato a livello mondiale. In Italia invece si giocano gli assoluti maschile e femminile, appuntamento che si recupera in terra umbra, a Todi per la precisione. È venuta a trovarci, è tornata a trovarci Arianna Nardi. Ciao Arianna, buonasera. Buonasera Silver, buonasera a tutti. Ben trovata, firma, ed è un piacere per noi, per spaziotennis.it. E allora, cara Ari, prima di affidarti il riepilogo delle notizie, intanto ecco qui, scorrono nell'Edwall le immagini del nostro Tennis Review. Djokovic, questo è un titolo bello forte che propongono i colleghi della Gazzetta dello Sport questa mattina. È successo un casino di dimensioni mondiali con l'Adria Tour, che è stato prontamente interrotto. Tutto il tennis mondiale è in ansia perché ci sono diversi casi di contagio al Covid-19, anche dal mondo del basket. Jokic, che aveva avuto contatti con l'ex numero uno del mondo. Però andiamo con ordine, cominciamo perché i temi sono tanti. Vado idealmente in Florida per abbracciare, per stringere la mano al mio grande amico coach Claudio Pistolesi. Ciao Claudio, buonasera, ben trovato. Ciao Claudio. Ciao, buonasera a tutti, come sempre un piacere, ben trovati. Grazie, grazie come sempre per la tua disponibilità e grazie per aver accettato il nostro invito a Flavio Cipolla, che è dall'altra parte del campo, mettiamola così. Ciao Flavio, buonasera. Buonasera Flavio. Ciao Silver, ciao, buonasera a tutti. Claudio, Flavio l'ho incontrato per l'ultima volta a Napoli quando venne a giocare il Challenger. Lui era in un momento molto positivo della sua straordinaria carriera. Racconteremo perché straordinaria, perché giocatore fatto di dinamismo, di grandissima intelligenza, è riuscito a raggiungere come best ranking la posizione numero 70 in singolare e 75 in doppio. Si è tolto, diciamo, da queste parti begli sfizi, caro Pistolesi, perché ha portato a casa scalpi eccellenti e oggi siete in ottima compagnia, nel senso che è un coach molto affermato del circuito ATP, anche Flavio, guida peraltro Gianluca Mager, tra gli altri ragazzi che fanno parte del suo gruppo, e Mager, Claudio Pistolesi, è stata l'unica nota davvero molto molto lieta del tennis italiano prima dell'interruzione forzata causa coronavirus, perché eri anche tu a Rio de Janeiro quando Mager è riuscito a battere Thiem e poi ad arrivare fino alla finale del torneo di Rio. E voglio ricordare un'ultima cosa prima poi di fermarmi e lasciarvi chiaramente rispondere: che Flavio è figlio di Quirino Cipolla, che è stato coach di Claudio Pistolesi. Insomma, quanti intrecci, tutti belli, bellissimi, che vorrei raccontare con voi questa sera. Claudio, cominciamo da te. Sì, innanzitutto sono molto contento di condividere questa trasmissione con Flavio. È veramente un giocatore importante, ha lasciato un segno importante non solo a livello nazionale. E la sua storia, come sai, ci piace raccontare le storie, la sua storia è eccezionale sia dal punto di vista umano sia che dal punto di vista tecnico, e adesso ha cominciato non da molto, perché ha smesso di giocare penso due o tre anni fa, e una carriera da coach, come hai detto, ero a Rio de Janeiro, ho visto di persona un lavoro eccezionale di team che ha portato Gianluca Mager in finale battendo Dominic Thiem e perdendo con Garin in finale il torneo 500, dopo lo Australian Open, il torneo più grande che è stato giocato finora quest'anno. Quindi un risultato veramente incredibile, sono molto contento di condividere questo spazio con Flavio. Grazie per essere con noi, Flavio.
Flavio, raccogli il ringraziamento di Claudio, ma è anche il nostro. Ha bypassato soltanto per un attimo i ricordi legati a tuo papà, ma so che si sono sentiti anche per una diretta Facebook, che sono sempre in contatto. Insomma, c'è un legame abbastanza forte tra di voi. Quasi di famiglia, quasi di famiglia, sì. Veramente. Quirino è il mio coach, Flavio l'ho conosciuto quando aveva, penso, 3 anni. E mi ricordo quando iniziavo ad andare in bicicletta, io un po' l'aiutavo, quindi siamo veramente vicini come famiglie. E Quirino è un grande coach, è stato veramente un altro modo di interpretare il tennis. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di essere il mio grande amico, quindi siamo in contatto continuo, quindi veramente siamo molto vicini come famiglie. Scusami Flavio, ti abbiamo sovrastato con le nostre parole. No, assolutamente. Intanto ringrazio Claudio, sempre gentilissimo e carinissimo nei miei confronti. È un piacere immenso per me essere qui e, con voi e condividere con Claudio tutto questo. Mi ricordo da bambino io di Claudio quando lui era ancora giocatore, mi ricordo di Claudio quando agli inizi della mia carriera, quando spesso ho avuto la fortuna di trovarmi in campo con lui e quando lui allenava altri giocatori come Suzuki e Bolelli, e anzi colgo l'occasione per ringraziarlo, perché non è assolutamente una cosa da poco avere l'opportunità di essere in campo con un ex giocatore e un allenatore di questo calibro. Beh, benissimo, ora possiamo ufficialmente partire. Abbiamo visto questo Djokovic, titolo forte, molto forte. Ho letto in giornata anche come si è espresso Kyrgios, che in un certo senso era stato anche protagonista delle nostre scorse puntate, perché Claudio e altri ospiti si erano espressi su questo giocatore molto talentuoso, ma il Balotelli del tennis. E oggi Kyrgios quasi dice, lo vedete, non sono solo io. È cioè, quasi dal lato giusto, quello buono, insomma, Kyrgios. Per questa volta, ecco, vedete, tra rimproveri, accuse, ora Nole a tutti contro. Ha parlato Gaudenzi, dice come un bambino, Evans si sente responsabile, Kyrgios questa le batte tutte, da vedere, perché il repertorio di Kyrgios è comunque molto vario. Ari, hai domande? Scegli tu, cominciamo questo ping pong. Sì, iniziamo proprio dalle tematiche bollenti, appunto mi riferisco all'Adria Tour, alla seconda tappa che è stata disastrosa nell'esito, che ha portato alla positività di 4 giocatori. Claudio, chiedo a te, che fino a qualche anno fa eri nel council dei giocatori, proprio con Nole, secondo te che tipo di conseguenze potrebbero esserci per il serbo a livello politico, ma anche a livello, non so, partendo dall'ATP? Ma non lo so, che conseguenze. Di certo la sua immagine in questo momento è di gran lunga nella peggiore posizione da quando ha cominciato a giocare a tennis, purtroppo. Le intenzioni erano buone, ma è legittimo domandarsi, fa il torneo di tennis benissimo, ma che c'entra fa la partita di calcio, che c'entra fa la partita di basket, che c'entra sta in discoteca così vicini? Cioè, mancava solo che a cena ordinassero 2 pipistrelli, avevano completato il quadro. Non si capisce, c'è stato evidentemente dato per scontato che questo pericolo del Covid non c'era più, e invece c'è, come sta risalendo in diverse parti del mondo, ed è, come ha detto Gaudenzi, anche avendo i maggiori protocolli, i migliori possibili, le più attente precauzioni, è molto possibile prenderlo lo stesso. Quindi ci si chiede del futuro, sia più pessimisti nel futuro di quest'anno, ecco, nel torneo di quest'anno. Purtroppo questo si era molto faticosamente ripreso ad essere un pochino ottimisti, e questa è una mazzata che purtroppo ci riporta al pessimismo. A tal proposito, Claudio, secondo te questa situazione potrebbe compromettere la ripartenza del tour? Non lo so, ci sono tante cose, dipende da quale paese, c'è una grande volontà di ripartire lo stesso, ci si affida ai protocolli. Purtroppo non ho una risposta, mi piacerebbe risponderti con certezza, ma non ho certezze, bisogna valutare tante cose. Di certo la responsabilità sulle spalle di chi organizza i tornei è enorme. Posso dire, US Open sarà giocato senza pubblico. Ecco, una cosa che mi sento di dire è che da adesso a fine anno
Comunque io, se si gioca, dovrebbe giocarsi assolutamente senza pubblico, perché pubblico vuol dire parcheggi, vuol dire cercare le toilette, cercare, insomma, c'è troppo rischio di avere il pubblico. Quindi, e poi tutto il resto si vedrà. Sì, senza formule parziali. Torno da Flavio, perché ci sono le mie naturali curiosità. Innanzitutto, Flavio, dal punto di vista, ecco, estetico, vedo che è cambiato pochissimo rispetto a quando giocavi. D'altronde, caratteristiche fisiche come le tue rimangono per sempre. Però, grazie. Però vorrei scoprire di più. Cioè, com'è stato il passaggio da una parte all'altra del campo, da protagonista in mezzo al campo a quello che osserva e che vive anche di palpitazioni i suoi ragazzi, perché con quei ragazzi ci vive comunque quotidianamente. Poi vorrei che anche tu ti esprimessi su questa vicenda, forse con un atteggiamento un po' troppo leggero, questo almeno possiamo dirlo per come è stato gestito il caso, sebbene si parli comunque di un grande campione, grandissimo campione. Sì, sì, direi di sì. Parto dalla vicenda Djokovic. Sì, un'estrema leggerezza. Io mi è capitato di vedere delle immagini del torneo, di questa esibizione, e ero abbastanza allucinato, perché c'è una pandemia nel mondo e lì sembrava quasi un altro mondo, perché non c'era nessun tipo di protocollo, mentre in tutto il mondo sono tutti preoccupati per cercare di far ripartire il mondo a una normalità. Lì invece se ne sono fregati altamente, e addirittura con feste, partite di calcetto, partite di basket, senza distanziamenti, baci e abbracci. E quindi ero abbastanza allucinato, e purtroppo le conseguenze si sono viste. E purtroppo, come ha detto anche Claudio, questo si è rivelato un danno d'immagine per il tennis, e il tennis tra l'altro sta cercando faticosamente di cercare una ripartenza, e spero che questi episodi non rallentino questa ripartenza. Poi volevo segnalare anche un'altra cosa. Insomma, Djokovic è il numero uno al mondo, quindi da lui una cosa del genere non me la sarei aspettata. Veramente. E vorrei anche segnalare il fatto che lui è il presidente dovrebbe rappresentare i giocatori, il presidente del council. C'è stata una video call, probabilmente la più importante, dove erano presenti tutti i giocatori per discutere e per parlare tutti insieme, per delineare la ripartenza, cosa molto complicata tra l'altro, e non si è nemmeno presentato lui, quindi non era nemmeno quindi stava avendo dei comportamenti un pochino... Cose che vedo ti lasciano molto perplesso, ecco, perché... Sì, molto perplesso, sì, devo essere sincero, sì. E niente, quindi speriamo che questo non abbia, insomma, delle conseguenze sulla per tutto il movimento, per tutto il movimento, sì. Perché è inevitabile che, se poi succede, ecco, vedi, discorso che abbiamo anche affrontato con Claudio nella maniera in cui il calcio è ripreso. È chiaro che l'esempio deve essere uno e deve essere seguito da tutti, perché dovesse poi venir meno qualcosa e dovessero esserci casi così clamorosi, è chiaro che a perdere la credibilità è l'intero movimento, credibilità e certezze, così come dicevi. Senti Flavio, cominciamo a farci un po' i fatti tuoi, questo passaggio dal tennis giocato, perché poi con Claudio mi piacerà ricordare un po' di partite epiche che tu hai giocato e hai vinto. Come cambia la vita? Cambia notevolmente, direi. Il mio passaggio è stato, devo essere sincero, un pochino traumatico, nel senso che io ho smesso di giocare non tanto perché non avessi più voglia, ma per un problema fisico, quindi avevo ancora voglia di giocare. Tra l'altro mi sono operato proprio dopo... appena dopo che avevo vinto un torneo ATP di doppio, quindi io ero ancora motivato a giocare, mi sono operato, le cose non sono andate come speravo e ho deciso di smettere, quindi diciamo ho smesso un pochino con l'amaro in bocca e ho iniziato subito a lavorare con Jacopo Berrettini, e mi sono trovato, insomma, benissimo con lui, era una cosa che mi piaceva sicuramente, però soffrivo, nei primi mesi soffrivo un pochino il fatto del mi andava ancora di giocare, quindi nei primi mesi sono stati da quel punto di vista un pochino traumatici, ma dall'altro punto di vista anche molto piacevoli. E
con il passare del tempo la cosa è andata sempre meglio e già dopo pochi mesi, insomma, ero molto, molto a mio agio e questa è la cosa che mi piace fare e sono molto contento di quello che faccio, insomma, del mio lavoro. Vorrei ben vedere. Bisogna poi, Claudio, smaltire un po' quelli che sono innanzitutto i ritmi, le abitudini. Poi nel caso di Flavio, giocatore iperdinamico, uno di quelli che faceva battaglia dalla prima all'ultima pallina, immagino che adeguarsi alla nuova realtà sia stato un po' più difficile. Poi cominciare con Berrettini non è male. C'è anche chi, come Pistolesi, ha cominciato vincendo gli Australian Open con la Selesh, eh? Quindi... Meno male. Claudio? Sì, ma lì ero più sparring partner, più practice partner di coach, però insomma sicuramente sta in campo al numero uno del mondo, è una grande fortuna. Flavio ha un grande vantaggio come coach, lui è un giocatore creativo, lui ha una cultura tennistica altissima, che anche gli deriva dal papà e coach Guirino. Ma lui comunque da solo ha saputo sviluppare delle armi in campo che erano molto uniche, cioè era molto difficile trovare un tennis così ricco e così che riusciva a trovare molte strade per fare il punto e molto creativo, no? Quindi creare vuol dire fare dal nulla, lui creava gioco e questo per un coach secondo me è molto importante perché è facilitato in questo, essere proattivi con i giocatori e non reattivi, quindi questo ero sicuro che sarebbe stato un grande coach ancora quando giocava, io già dentro di me lo pensavo, ma adesso si sta verificando. Secondo te Claudio, scusami se ti interrompo, sì. Secondo te avrà raccontato a Gianluca Magher o anche a Giannessi, che fa parte del suo gruppo, la risposta che gli diede Fabrice Santoro, uno dei più grandi giocatori che io ricordi per detto manualità? Detto il mago. Claudio? Beh sì. No, penso, non lo so se l'ha detto, ma è una storia bellissima perché lui giocava con Santoro, appunto ha detto il mago, un tasso tecnico superiore. Anch'io giocai con Santoro quando ero più un ragazzino e Flavio ci giocò a Newport e, correggimi se sbaglio, Flavio, successe che tu gli dicessi guarda mi sono divertito molto, spero di giocare di nuovo con te e Santoro ti rispose no io non ci voglio più giocare con te, perché sentiva la differenza di tasso, è vero no Flavio? Sì, confermo, a Newport, giocai a Newport e tra l'altro sull'erba, Newport è un'erba un pochino atipica, no? Come sai, non è come Wimbledon, quindi la palla rimbalza molto poco, ci sono molti serve in volley e avevamo giocato un match molto, secondo me, carino, insomma, molto di tocco, di mano e io persi, però mi ero divertito e è successo proprio così come hai detto negli spogliatoi e gli dissi guarda mi sono divertito, mi piacerebbe rigiocare e lui mi disse no, a me no, non ci voglio più giocare. Complimento. Detto sì. A Santo Rughe veramente... Sì, perché quando ci siamo stretti la mano io gli ho detto grazie, non mi ricordo cosa gli ho detto e lui mi ha detto hai una mano incredibile, mi disse unbelievable hand. Sì. Straordinario, questa è una storia straordinaria veramente. Sì. Detto da Santoro non è male. Allora abbiamo il break pubblicitario tra 40 secondi, però vorrei che Arianna rilanciasse subito la discussione, cioè puoi fare la domanda, scegli, sei battitrice libera, scegli chi ti dovrà rispondere e lo farà chiaramente l'interlocutore dopo la pubblicità. Prendo spunto da Claudio per Flavio. Claudio parlava di papà e dell'aspetto creativo. Quanto ti ritrovi in papà nel coaching? Flavio. Sì, guarda, probabilmente abbiamo dei modi di allenare anche un pochino diversi, ma sicuramente mi sono portato dietro tante cose. E la cosa, secondo me, migliore che spero, almeno che sono riuscito a portarmi dietro, e mi aggancio al discorso di Claudio, è il fatto di trovare delle soluzioni. Sicuramente mio papà è 100 volte più creativo di me, quindi lui è sicuramente molto più creativo, però soprattutto con me è stato capace, è stato anche costretto a trovare delle soluzioni, perché io comunque dovevo sopperire a stazze più grandi di me, a colpi più potenti di quelli che avevo io, e quindi lui è riuscito a trovare sempre delle soluzioni per farmi giocare, per farmi competere con questa gente, per farmi giocare ad alto livello. E secondo me questa è una, soprattutto per un coach, è una grossa qualità.
Sì, E sì. questa è una delle qualità che spero e credo di essermi portato dietro. Ti sei attrezzato? Poi vado da Claudio, di corsa, perché Antonio intanto sta scrivendo la sua domanda, sta realizzando la sua domanda su Sinner. Senti Flavio, questa... Intanto, No, scusa prego. Claudio, solo per chiudere, questa creatività, te la sei portata dietro, l'hai utilizzata molto anche per arricchire il percorso che ha poi consentito a Mager, giramondo del tennis, di arrivare ad un suo equilibrio e di vivere anche quella splendida settimana che non è stata la sola, della sua recente carriera a Rio de Janeiro. Ma sì, la mia più che creatività la chiamerei ricerca di soluzioni, quella di mio papà è anche molto creatività, però sì, ci ho sicuramente provato e questo è anche, diciamo, il mio modo di lavorare con i giocatori, quindi spero di avergli dato una mano. Beh, credo proprio di sì. Claudio Antonio scrive: Piatti ha detto che in questi mesi di fermo hanno lavorato su tre aspetti: variazioni al servizio, slice e gioco di volo. Secondo te e secondo Flavio, considerando il suo tennis, in quale di questi aspetti deve assolutamente migliorare per innalzare il suo livello Sinner? Allora, secondo me il giocatore va visto in toto. Penso che non vale la pena focalizzare solo su un aspetto. Sicuramente chi lo allena sa meglio di tutti quali sono gli aspetti da far crescere, ma io non perderei mai il quadro generale, l'aspetto mentale, l'aspetto tecnico, l'aspetto fisico. Sono vasi comunicanti, ogni aspetto aiuta l'altro. Quindi non parlerei di un lavoro specifico su una cosa, ma a me, almeno così io faccio con i miei giocatori, mi sono sempre trovato bene in questo modo di avere tutto il pacchetto sempre da far crescere insieme, parallelamente tutti gli aspetti, senza anzi mettergli, si dice, un chiodo in testa che quella cosa lì non va bene, oppure c'è una certa negatività su quell'aspetto lì. Va data fiducia, va alimentata la fiducia, e poi un giocatore con dei presupposti così importanti, il resto lo fa da sé. Insomma, questo io farei, ma ovviamente dall'esterno, non ho sufficienti elementi per essere più preciso. Se posso aggiungere, tornando a Certo. Flavio, a una lista di nomi, perché Wawrinka, Roddick, Dolgopolov, Tursunov, Per, Benoit Per. Davidenko, tutti i nomi, Benoit Benoit Per. Paire, Fognini, tutti i nomi che Flavio ha battuto. Ecco, quindi una carriera, volevo dire, che non si giudica solo dal best ranking, no? Che per lui è 70, e aggiungo che per molti anni ho detto: Flavio, bisogna che vai più avanti di me nel best ranking, e il mio best ranking è 71, quindi lui era 70, e quindi mi ha passato, e sono molto felice di questo, sinceramente, vi voglio sinceramente bene a Flavio. E Grazie, però Claudio. ecco, questi giocatori che ha battuto innalzano il valore della sua Certo. storia, della sua carriera, a prescindere dal numero ottenuto in classifica come best ranking. Questo ci tenevo a dirlo perché gli highlights sono quelli che alla fine restano di più in una carriera. Che bello, io ascoltandovi naturalmente vengono fuori curiosità che proverò a girarvi in questo quarto d'ora che ci rimane. Intanto, Flavio, tu eri un grandissimo doppista, perché più o meno hai avuto stesso ranking anche in doppio, vincendo di più però. Sì, è vero. Diciamo, mi piaceva molto, mi è sempre piaciuto giocare il doppio, l'ho sempre giocato, però ho sempre dato priorità al singolo. Quindi, soprattutto negli anni in cui diciamo, ho giocato meglio in singolare, il doppio l'ho giocato un pochino meno, perché magari quando non entravo nei Master 1000 non potevo giocare il doppio, giocavo le qualificazioni del singolo, quindi il torneo prima non potevo giocare il doppio, quindi però sì, il doppio mi è sempre piaciuto giocarlo sin da quando ero bambino. E sì, il best ranking è più o meno uguale, sono stato 75, e una differenza è che ho un titolo ATP nel doppio. Sì, un pochino mi sarebbe piaciuto in doppio, provare a vedere dove sarei potuto arrivare, ecco. Vabbè, però non hai fatto male. Arianna si gioca a Todi, eh? Ci sono gli assoluti. Esatto. Com'è Vi la do situazione? aggiornamenti. Sì.
Parliamo proprio di aggiornamenti in casa, perché c'è anche Raul Brancaccio agli assoluti di Todi. E si è svolta ieri la quarta giornata dei campionati italiani e gli incontri di primo turno maschile e di qualificazione femminile si sono conclusi con una presenza limitata di pubblico, non come all'Adria Tour che dicevamo prima. È esordito appunto Raul Brancaccio, che si è imposto sul qualificato Arnaldi per 2-6, 6-3, 10-1, approdando agli ottavi contro Moroni. Sonego invece, testa di serie numero 1, resta il favorito, ha esordito anche lui, ha salvato invece 3 match point, cuore toro come dice Silver sempre, battendo Pellegrino per 7-6, 2-6, 11-9. Però vedi che nulla è mai scritto nel tennis. Il cuore toro ha salvato Sonego in questa giornata abbastanza, molto faticosa per lui. E allora riprendo un passaggio di Claudio, e questa volta con la domanda parto da Flavio, ma veramente da appassionato delle dinamiche tennistiche. Capita spesso, Flavio, sicuramente non ad altissimi livelli, che un giocatore si fissi davvero su un colpo, il colpo che quella settimana o quel mese o in quel periodo non va o sembra non vada. Claudio, secondo me, faceva un passaggio bellissimo, cioè bisogna essere veramente molto bravi per evitare che si diffonda la negatività su un colpo o su un particolare, e quindi non focalizzare l'attenzione su un solo aspetto, ma se vogliamo disperderla. Non ti sto dicendo di dirci come si fa, perché ci sono tanti amatori, appassionati, semplici appassionati che ci seguono. E so che per tanti giocatori di club questo è un argomento centrale, però mi pare giustissimo il passaggio di Claudio. Sì, no, sicuramente giustissimo, è verissimo. E poi secondo me ci sono, uno si può fissare su un colpo, ma ci sono diverse situazioni, diverse modalità. Si può fissare su un colpo perché magari nel gergo, diciamo, tecnico, si incarta su un colpo perché di testa magari ci ripensa e si incastra un pochino di testa. Invece magari certe volte si incastra su un colpo perché magari c'è un problemino tecnico, che magari è un problemino piccolo, però se non si risolve presto si amplifica, diciamo, l'effetto. Quindi ci sono magari diverse situazioni, però la testa fa tanto, e quindi quello che dice Claudio è verissimo. Bisogna certe volte cercare di non fissarsi troppo e prendere, diciamo, vedere il quadro a 365 gradi. Sì, Claudio, c'è il famoso detto non la sento, non sento il dritto, non sento il rovescio. Ma questo è un retaggio degli anni 70, perché non sento la palla, no? Sì. Quindi si dice, perché la palla è di plastica, quindi non c'è niente da sentire, per me non sento il corpo. Quindi questo è un retaggio quando c'è racchette di legno, per cui se non c'era la tecnica che accompagnava bene il colpo, io fino a 16 anni ho giocato con le racchette di legno, la palla te la davi sui piedi. Quindi con le racchette di oggi comunque di là la palla ci va, però è ancora importante, il tennis ha perso, secondo me, quando nel passaggio da racchetta di legno a racchetta in fibra, perché in molte situazioni la tecnica, e so che Flavio mi capisce perfettamente su questo tipo di discorsi, quando la palla è bassa sotto la rete, il side spin, il taglio laterale, l'accompagnamento, il lavoro di polso, l'accompagnamento con tutto il corpo, si gioca a tennis con tutto il corpo, non solo con il braccio, invece quello c'ha un bel braccio. Con le racchette di oggi non ha più senso questo linguaggio. Per me il linguaggio è importantissimo, la comunicazione per un coach è fondamentale, e quindi è importante fare un lavoro di comunicazione corretto, selezionando i termini giusti, e quindi casomai non sento il corpo, quindi c'è da fare un lavoro propriocettivo, cioè di sentire il corpo per migliorare come tennisti. L'esempio sublime massimo è Roger Federer, nessuno sente se stesso come Federer. Assolutamente. Arianna, domande, curiosità, Flavio? Sì, mi riallaccio all'aspetto mentale, no, di cui parlavate prima entrambi. Lo scorso anno Rafa Nadal, nella sala stampa degli internazionali d'Italia, ha risposto a una domanda, cioè forse la domanda che ci poniamo un po' tutti, no? Tutti noi giocatori amatori, come si allena la mente? E Nadal ha detto, andando ogni giorno in campo e mettendocela tutta, che poi è facile, no? Sentita da lui una dichiarazione del genere, a lui gli viene praticamente naturale. Ma appunto, come si allena la mente? Voi da coach come agite sui giocatori? Beh, Flavio. Ma guarda, io ho sempre detto che secondo me nel momento di difficoltà se ne esce sempre alla fine lavorando.
quindi lavorando con una qualità, però lavorando. Quindi magari nel momento di difficoltà estrema ci vorrà più tempo, ma con il lavoro e con la dedizione prima o poi se ne esce. Ho un esempio proprio personale. Io quando avevo credo circa 20 anni, ero più o meno 400 del mondo. Andai in crisi con il servizio e quindi c'è stato un anno che io facevo 2-3 settimane, 2-3 doppi falli a game per un anno intero e non riuscivo, era insomma brutto perché non riuscivo a uscire da questo tunnel. Lavorando, lavorando, lavorando piano piano, piano piano, alla fine ne sono uscito e poi sono riuscito a fare anche una discreta carriera. Quindi alla fine il lavoro è alla base di tutto. Questo è un passaggio che secondo me sarà utilissimo a tanti ragazzi che ci stanno seguendo, perché ripeto, ci sono le settimane in cui va tutto bene, come in tutti gli sport, ci sono le settimane in cui paghi dazio per il dritto o per il rovescio, anche per il servizio, come diceva Flavio, che è stato anche un grande doppista. Senti, Claudio, vogliamo tornare un po' ai giorni di Rio de Janeiro? Per te è stata una sorpresa vedere Mager così, ragazzo che conoscevi bene anche perché aveva girato molto, no? Cercando la propria dimensione. È uno di quelli che ha combattuto per raggiungere il proprio equilibrio, quello che a quanto pare oggi ha centrato. Sì, Mager lo conoscevo perché quando aveva 17 anni io ero in Germania all'epoca, mi venne a trovare per qualche mese, quindi l'ho anche allenato per qualche mese. Quindi sapevo che aveva delle grandissime qualità, mi piaceva già da allora. Ho visto una partita impressionante in qualificazioni, se ricordo bene, arrivo perché è partito dalle quali e vinse un 6-1, 6-2, un match impressionante. Quindi ho detto, però, qui sta molto, molto caldo, molto centrato, però non pensavo arrivasse in finale, quindi l'ho visto vincere diverse partite dure, poi con interruzioni con la pioggia, situazioni parecchio, diciamo, che richiedeva molto, molto coraggio, molta calma, fino a che ha battuto Thiem. A un certo punto ho creduto che potesse vincere il torneo. Sì, da parte mia, il mio giocatore che alleno tutt'oggi, Andrei Martin, è stato a 2 punti dal match contro Garin al primo turno. È stato veramente un soffio da buttare fuori la testa del numero uno, che poi dopo è andato a finire che ha vinto il torneo. Quindi ho vissuto in prima persona, ho parlato molto con Flavio, stiamo anche lavorando insieme, ci tengo a dirlo, nel gruppo dei coach ATP, che sta acquisendo una grande consapevolezza, questo mi fa molto piacere. E comunque quel torneo è stato molto bello e sono incredibilmente contento per Gianluca e per Flavio, sul quale, come detto, non avevo dubbi che ha veramente dei fondamentali incredibili per fare una grande carriera da coach e l'ha già cominciata. Senti Flavio, come si gestisce la nuova dimensione? Nel senso, mi spiego meglio, il giocatore che riesce, perché la scorsa settimana abbiamo raccontato del grande Alberto Mancini. Alberto Mancini ha 20 anni, senza aspettarselo, nel giro di 3 settimane vince Monte Carlo e Roma e l'anno dopo si trova praticamente calato in una dimensione che non era la sua, una dimensione grandissima da doversi difendere dagli squali che ci sono inevitabilmente, perché chiunque poi ti affronti sa di giocare contro uno forte con il sogno di batterlo. Oggi ti chiedo, Mager è arrivato alla sua vera dimensione, quanto difficile può essere, insomma, gestirsi in un quadro anche cambiato, in una considerazione generale che è cambiata? Sì, questo potevamo scoprirlo e vederlo, poi purtroppo c'è stata È questa vero, pandemia, è vero. c'è stato lo stop, quindi lo vedremo tra un pochino, si spera. Ma guarda, sicuramente può essere una cosa, diciamo, difficile per certi versi da affrontare o meno, dipende un pochino anche dal giocatore. E secondo me l'importante è quello di non distogliere la concentrazione dagli obiettivi, perché gli obiettivi dico non di classifica ma di gioco, perché gli obiettivi rimangono sempre quelli. Quindi secondo me è importante avere in testa le idee chiare dove si vuole arrivare, non in termini di classifica ma in termini di obiettivi di gioco, obiettivi tecnici, obiettivi mentali, obiettivi tattici. Quindi de devi sempre avere la testa a migliorare qualcosa e devi avere ben chiaro cosa devi migliorare. Per me Perfetto. questo è importante.
Voi lo avete ben chiaro, mi pare di capire. Vai, Ari, Claudio, siamo quasi in chiusura. Dimensione stratosferica, quella in cui si trova adesso Matteo Berrettini, un territorio nuovo, una terra inesplorata, quella dei primi dieci e anche quella del Master del fine anno 2019. Secondo te, Matteo riuscirà a provare, appunto, riprovarsi così vincente anche magari in quest'anno, se si ricomincerà a giocare, ma anche l'anno prossimo? Beh, non vedo perché no, tutti avranno a che fare con il rientro dopo questa pandemia, sperando che ci sia questo rientro, e con un periodo di aggiustamento. Chi avrà lavorato meglio mentalmente e tecnicamente nel periodo di fermo avrà un vantaggio. Sono convinto, considero Matteo un giocatore molto intelligente, avrà questo vantaggio, sono sicuro che ha lavorato bene in questo periodo. E poi c'è sempre un punto interrogativo per i primi forse 3-4 tornei, e poi secondo me, se si prende una certa continuità nei tornei, tornerà a fare la differenza come ha fatto nel 2019. Tutto questo sperando che ci sia un 2020 tennistico, esatto, davanti a noi. Assolutamente. L'ultimissima, Flavio, in realtà sono due. È quella con Wawrinka, la tua vittoria più bella, più importante, anche se una doppia storia, no? La prima era andata male, mi pare, al quinto set. C'era stata anche qualche accenno di polemica in campo. Più di qualche accenno. Più di qualche accenno. Poi hai detto tu, vabbè, prima o poi ci ritroveremo. Stiamo parlando di un monumento del tennis. E la seconda volta l'hai battuto. Sì, quella sicuramente è sul podio. Non so se forse quella con Roddick vince su quella, però sì, quella con Wawrinka sicuramente una delle mie più belle vittorie. Ci avevo giocato agli US Open, al terzo turno degli US Open, per andare negli ottavi, ero 2-7-0 avanti e persi 6-4 al quinto, con un po' di polemica, e dopo qualche mese, dopo pochi mesi ci rigiocai a Chennai e vinsi. Poi ci ripersi di nuovo al quinto a Roland Garros uno o due anni dopo. Quindi mi pare di capire che quando vedeva gli accoppiamenti comunque non era il massimo della felicità. Sì, un pochino, vista la grossa differenza di classifica, sicuramente un pochino mi soffriva. Claudio, esistono le bestie nere nel tennis? Beh sì, parlavamo con Francesco Cancellotti, ti ricordi? Come no. Quindi se esistono, è come, è una questione di tipo di gioco, anche di personalità che si incontrano. Sì, io ho visto anche la partita US Open di Flavio con Wawrinka, e vedevo che non soffriva per niente, anche se tirava fortissimo, perché appunto il tasso tecnico di Flavio spesso e volentieri colmava questa differenza di classifica. E sottolineo quanto mi piace quello che ha detto prima Flavio, cioè dare la precedenza al livello rispetto al risultato. Cioè mi interessa, sì, come giocatore, che sto rispondendo bene, che sono dentro al campo, che non ho distrazioni, che ho una buona variazione del servizio, che alterno col serve e volley. Questo vuol dire stare sul livello, non sul risultato. Cioè ho vinto, ho perso, che classifica ho. Questo è un grandissimo insegnamento di coaching professionistico. È così. Maestri, noi siamo contentissimi perché certi di aver reso un servizio al tennis e a quelli che amano il tennis vero, in totale assoluta libertà, peraltro in diretta, qui sulle frequenze di Canale 8, raccogliendo anche alle considerazioni, alle domande, alle curiosità che sono arrivate da casa. Altre alimenteranno la discussione social. Quindi io comincio ringraziando Flavio Cipolla, che è stato nostro ospite e convocato da Claudio Pistolesi. Flavio, grazie di cuore. Grazie a voi, grazie a te, grazie a voi, è stato un grandissimo piacere. Ciao, grazie. Flavio. Ciao, coach. Ciao. 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 Claudio, abbiamo fatto la parte nostra, ti ringrazio, tra poco attacchiamo con il calcio. Benissimo, grazie, sempre, sempre bello, sempre emozionante, e non vedo l'ora che ci sia la prossima puntata di Tennis Review. La prossima settimana pensa già alla convocazione, non hai bisogno, perché sei sempre sul pezzo. Grazie coach, un abbraccio forte. Grazie, ciao, a Claudio. Ciao, ciao a Claudio, ciao, Pistolesi. Ciao, e grazie ad Arianna Nardi, ciao Ari. Grazie a te Silver, grazie a voi per averci seguito. Per essere passata a trovarci.